Si chiama Charles Chuck Finney. Pensate che è un uomo che è diventato milionario ed è rimasto umile nel più senso stretto della parola. Infatti è un filantropo affermato e pensate che è il creatore di Duty Free. Ma pensate che costui vuole morire al verde, non vuole avere soldi nonostante abbia un sacco di soldi. Infatti ha condotto una vita senza eccessi prima di agi e la sua attività gli ha consentito di perdonare ad enti di beneficenza la maggior parte della fortuna accumulata in questi anni. L'uomo che ha ispirato Bill Gates a diventare un filantropo a 89 anni di età, sostenitore del Giving While Living, ossia dare mentre si è in vita, e l'uomo vuole restare povero, vuole dare i suoi soldi, vuole dare il suo patrimonio a chi ha problemi economici, vuole rimanere un povero, vuole diventare povero, vuole destinare i suoi soldi agli altri, a chi sta male, a chi purtroppo non ha possibilità economiche. È il numero uno per quanto riguarda la beneficenza. Infatti, accumulando tutta questa fortuna, l'uomo stesso vuole dire che bisogna separarsi dai beni, perché tanto un giorno moriremo. Lui stesso avrebbe detto: I had one idea that never changed in my mind, that you should use your wealth to help people. Chuck Finney. Ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un esempio di uomo vero e meraviglioso, Chuck Finney. Ciao a tutti italiani, non ha la